Facebook è più un'azienda di tecnologia o un mezzo di informazione? Non è né un'azienda di tecnologia né un mezzo di informazione, ma un'azienda di connessione, qualcosa di completamente nuovo che connette le persone fra loro come fa Google tra utenti e informazioni. I media hanno solo da imparare da queste due realtà. Da Facebook i media possono capire come costruire rapporti con le persone piuttosto che fornire semplici contenuti. Non trova che sia un paradosso che Facebook sia lo sponsor principale di un festival del giornalismo? No, non è un paradosso, perché il mondo dell'informazione ha chiesto aiuto a Facebook, che ha dato la sua disponibilità. Alla City University di New York abbiamo appena avviato una News Integrative Initiative di 14 milioni di dollari che ha Facebook tra i 9 partner. Ho accettato i soldi di Facebook per aiutare il giornalismo, ma ammetto di averci pensato molto prima. Alla fine però mi sono detto, chiediamo sempre a Facebook di aiutare il giornalismo. Quando si fa avanti per dare una mano, non posso rifiutare. Ho scelto di aiutarli ad aiutarci. Per questa ragione non credo sia un paradosso, e io stesso mi sono assunto una responsabilità. In un articolo su Buzz Machine ha scritto che i giornalisti devono abbandonare il punto di vista dei media e adottare quello del pubblico. Come può aiutare Facebook a questo scopo? Il compito del giornalista è informare la conversazione pubblica. Facebook può aiutare i giornalisti a capire questa conversazione, come funziona, cosa condividono le persone, a cosa sono interessate. In secondo luogo dobbiamo superare l'idea che siamo mass media, che trattano tutti allo stesso modo. Dobbiamo entrare nel mondo delle relazioni e Facebook può aiutarci a farlo. Dobbiamo capire come costruire rapporti con le persone, imparare a conoscerle sia come singoli sia come membri di una comunità e poi dare loro importanza. È una lezione che Facebook e Google insegnano in quanto aziende di servizi personalizzati. Ogni individuo al mondo vede contenuti diversi su Google e su Facebook, mentre i media continuano a produrre lo stesso contenuto per tutti dai tempi di Gutenberg. A proposito di conversazione pubblica, com'è quella di oggi dopo le notizie dei missili sulla Siria? Cosa pensa il mondo del presidente che purtroppo abbiamo eletto? Abbiamo riso di Donald Trump, ma ora è armato e non ci resta che vedere cosa farà.